ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovo video qui su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jump. Signori, oggi ci troviamo qui per andare a provare il nuovissimo Rare Summon uscito durante la celebrazione con Goku LR-Int, che vi ricordo è uscito già lo showcase sul canale, andatevelo a recuperare se ancora non l'avete visto, che ragazzi LR è fenomenale, nulla da dire. Detto questo, speriamo che almeno il Rare Summon sia un decimo della potenza dell'LR. Già che è un decimo dell'LR, per me già siamo soddisfatti, secondo me. Allora, leggiamo velocemente il kit e poi dopo lo andiamo a provare. Partiamo con la leader skill, Revenge or Inhuman Deeds, chi più 3 HP Attack Def 130, skip. Special, Great Resist Attack Def 1 e causa Supreme Damage, va bene, questo due special, sai, se te le fa con l'AD, può essere carino, poi per il momento non c'ha nessuno stack infinito. Passiva, chi più 3 attacca Def 150, un addizionale attacca Def 100 quando fa una special. Un addizionale Def 100 è attacco garantito, quindi che hitta sempre. E performa un crit e sta nel nemico attaccato se c'è un Pure Saiyan o Hybrid Saiyan category enemy. Molto carino il fatto del crit garantito contro Pure Saiyan, molto molto buono, visto che più della metà degli avversari sono Pure Saiyan barra anche Hybrid Saiyan. Quindi in realtà ci può stare. Un addizionale chi più 3 attacco 180 se c'è un Pure Saiyan categoria enemy, un addizionale chi più 3 attacco 180 se c'è un Hybrid Saiyan. Quindi contro Pure e contro Hybrid sto coso non dico che è un must have, però dice la sua, diciamo. Adesso andiamo a provare però sul campo di battaglia per capire se vale o meno la pena giocarlo. Ok ragazzi, ci siamo. Perdonatemi se sentirete qualche fruscio in sottofondo, comunque qualche alterazione di audio. Però sto col ventilatore acceso, ragazzi, è letteralmente invivibile. L'estate è arrivata e sto veramente distrutto, quindi pure registrare. Se apprezzate che io registro con sto caldo della Madonna, lasciate un like, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E allora, vediamo un pochettino. Leader naturalmente 200% per quanto riguarda Baby. Abbiamo un ottimissimo 362.000 def, che non è male. 362.000 def però col buffer in turno naturalmente. Però non è malvagio, devo essere sincero. Pensavo molto peggio. Naturalmente sto personaggio lo dobbiamo mettere secondo, perché ricordiamo che post special c'è il Great Resist Attack Def e c'ha comunque di base un Def 100% in più se c'è un Pure Saiyan o Hybrid Saiyan contro. Detto questo, lui a livello di orb basta che prende qualsiasi orb, non deve prendere un quantitativo preciso. Il best linker è Baby Int, quindi Rare Summon Int. Però visto che faceva pena pur di non mettere, cioè veramente era una merda, ho messo la GL, che a breve riceverà Lezza, è stato già annunciato che avrà Lezza, non si sa quando di preciso ancora, ma uscirà Lezza comunque sul Giappo, quindi 8.000.000 e 8. Sapete che non è malvagio sto Baby, vorrei vedere due special quanto carica. A stun, c'ha lo stun garantito contro Pure Saiyan, più un altro con post special, secondo me raggiunge pure 600.000 def, non vorrei dire, ma stiamo più o meno lì. Quindi in realtà ragazzi, come Ressamon, se lo avete fatto full up, che so, avete shaftato Goku, avete fatto sto Baby full, non è un Rare Summon malvagio a livello delle statistiche che abbiamo visto fino adesso. E stavo dicendo, prima che poi mi dimentico, il best linker è Baby AGLLR, che vi ho detto riceverà Lezza durante questa celebrazione, già stato annunciato. Oppure se non avete lui potete mettere Metarildo Rare Summon STR, bella merda. Baby Vegeta, vabbè, la versione tour non ci interessa. E poi c'è anche la versione free to play di Baby Vegeta, ma è una merda. E poi c'è Baby Vegeta del torneo STR, pure quella è abbastanza una cafonata se non riceverà il tour. Quindi per il momento ragazzi, i migliori sono Baby Int, che è una merda attualmente, e Baby AGL, che a breve riceverà Lezza, quindi è anche buon personaggio da affiancargli. A proposito di torneo, visto che ancora non vi ho portato i personaggi del torneo che sono usciti a tour barra Lezza, nei prossimi giorni avrete una carrellata di video con i personaggi del torneo, prima che poi arriva l'anniversario sul Global, e poi naturalmente faremo dei contenuti riguardanti l'anniversario Global. E a proposito sempre di anniversario Global, vi ricordo che è uscito qui sul canale un video dove vi spiego e vi elenco tutti gli eventi che usciranno durante la celebrazione, quante stone si farmeranno, quante ne daranno e così via. Quindi se ancora non l'avete visto ragazzi, vi invito ad andarvelo a recuperare. Nel frattempo qui ho messo senza item Baby, se prendiamo una special ci fa parecchio male Broly, ma veramente tanto. 7.000.000 e 6, ok, abbiamo un buffer minore rispetto a Cool, Metal Cool, vabbè oggi sto veramente cotto. A Cooler STR, post special, sto Baby può tankare abbastanza bene, sto Baby qua invece è una merda, se ci fa una special qua probabilmente moriamo, non vorrei dire. Io stavo parlando e non ci ho fatto nemmeno caso al turno. Ecco, come potete vedere, comunque speriamo che a Ezza sto Baby possa essere veramente un bel personaggio, perché comunque c'ha la trasformazione che non è malvagia. Ecco, qua mi sa che abbiamo fatto la brutta fine.
Perché è veramente carina come trasformazione. Peraltro per creare le Road Giant Ape. Ecco qua, ci vediamo al prossimo match. Ecco ragazzi, infatti mi sono messo a parlare e mi sono completamente dimenticato di usare comunque l'item prima. Va bene, siamo ritornati su Brody. Tanto ragazzi, il massimale l'avete visto di sto baby. Massimo, se lancia due special si può avvicinare ai 10 milioni, ma più di tanto non va a caricare. Però c'ha comunque delle buone statistiche di base. Peccato non gli abbiano messo un po' di DR barra la guardia. Ad esempio, ci fosse stato più segno, gli hybrid segnano contro, stipava la guardia ad esempio. Ed era veramente un personaggio che coi controcoglioni come del Summon. Peccato che non è nemmeno un buffer. Quindi è un del Summon offensivo, punto. Prova a fare danno e basta. Carino il fatto che abbia il crit garantito contro Pure Saiyan e Hybrid Saiyan. Quella è una cosa molto molto buona, perché lo potete buildare letteralmente full HUD e avete risolto. Però ragazzi, il personaggio, come ogni personaggio che attualmente non ha DR barra guardia, ha sempre gli stessi problemi. Non ha vita longeva, ecco, mettiamola così. Adesso per carità fa buoni danni, riesce a tanchicchiare qualcosa. Però già che esce un evento più difficile, KK, sta cosa non lo vedete più. Cioè, anzi, già non lo vedete adesso, quindi figurate. Abbiamo lo stesso turno di prima, più o meno 344.000 def. Questa volta Whis lo uso, col cavolo che mi fregano. E il problema è Baby sempre, ecco, vabbè, sperando che non mi faccia special su Baby, che ti devo dire. Io vorrei fare così però, sincero. Vorrei mettere post special, darsi che mi fa la special come secondo slot, che ne so. Dai, gioco, vediamo pure quanto tanca Baby. È vero che ho usato Whis, però diciamo che comunque se lo dovesse tankare pure con Whis è un PG, diciamo, carino. Sicuramente da Ability Free fa molto vomitare come personaggio. Anche perché è un personaggio che si basa tutto sulle statistiche base. Quindi naturalmente più alta da build, più statistiche c'ha, è meglio tanka, più da fa danni e così via. Non avendo nemmeno uno stack offensivo barra difensivo. Ecco qua poteva farmi l'add di special, vedete quanto caricava. Niente special Broly, ma sei un infame. No, di nuovo su Giglio, che palle. Broly infame, per te solo banane, ok. Non mi ha tirato proprio special, va bene, noi abbiamo ancora Whis attivo, non ci interessa, facciamo così. Ragazzi, tutto sommato come Rear Summon, il solito Rear Summon che esce da ormai da una vita, da mesi che escono più o meno Rear Summon così. L'ultimo Rear Summon carino che ci è uscito forse era Krillin del duel con Goku piccolo, forse? Che c'aveva pure la guardia, mi pare, non mi ricordo se ne è uscito qualcun altro nel frattempo. Comunque sono veramente pochi quei Rear Summon che tu dici, pure se lo pullo perlomeno potrà avere utilità anche fra un anno, diciamo. Cioè, personaggi nati così hanno veramente vita brevissima. Cioè, uno lo pulla, lo prova quelle poche run e poi già non lo gioca più. Anche perché è quasi obbligato a metterlo a link con Baby LR. È vero che tra poco riceverà le Z, sto Baby, quindi il problema non si crea. Dipende sempre come lo faranno. Però, di base, se io devo mettermi a giocare un team con sto Baby, piuttosto mi metto a giocare altri team. Cioè, giocare sto Baby per vederlo è un po' una merda, vorrei dire. Ok, poi prende pure First Battle. Ecco, tipo sto Baby non c'ha manco First Battle. Lasciamo stare. E 317.000 def, va bene. E io utilizzerei l'item. Sono abbastanza costretto. Beh, dipende Broly se mi tira special pre Baby. Sarebbe carino da vedere la special di Broly dopo la special di Baby Tech, ma credo che non avremo l'opportunità di vedere. Comunque sì, più o meno credo raggiunga mezzo milione di def post special, perché c'è il Greedy Resist def. Ma qua non c'è scritto, sì, comunque Greedy Resist Attack and Def. Quindi, sì, ragazzi, più o meno sono queste le stats. Ripeto, non fa miracoli sto Baby, ecco. Però comunque, se l'avete trovato insieme a Goku, lo tenete lì nel box e gli fate prendere un po' la polvere, ecco. Speravo comunque in un Baby un pochettino più forte. Però potrebbe esservi utile in qualche evento. Ad esempio dovete fare qualche road. 8.700, come vedete, sta sui 9 milioni. Probabilmente starà sui quasi 10 se lancia una seconda special. Ricordo, vi consiglio di buildarlo. Cavolo, aveva tirato special dopo, peccato. Vi consiglio di buildarlo full HUD, assolutamente, perché sto coso c'ha crit garantito. E l'unica cosa buona di questo personaggio di base, diciamo, che è il crit garantito, ecco. Ecco, per farvi capire, post special ha tankato di più Baby Tech che Tarless AGL barra Baby AGL che hanno colori di vantaggio. Per farvi capire, comunque raggiunge valori di difesa abbastanza buoni post special. Il problema è tutto quello che c'è pre special e anche durante il turno, perché comunque dipende sempre dall'evento che state andando ad affrontare. Ad esempio, che so, contro Cell Max, probabilmente quel Baby non dura manco un pugno. Però Cell Max è Cell Max. Però ragazzi, tutto sommato è simpatico, nulla di particolare, nulla di OP, ecco, mettiamolo così. Quindi vabbè, ci sta, lo accettiamo per come è uscito, ecco. Ci facciamo giusto l'ultimo turno per
per completare il tutto e poi ci possiamo anche salutare. Ok, oppure senza buffer. Ok, vediamo senza buffer come se la cava. Difesa 300.000, va bene. Comunque col buffer stava 3.40, tipo, non è che cambiava tantissimo. Diciamo che quello che cambia è il post special, ecco, che lo aiuta a performare meglio. Qua possiamo anche morire, non mi interessa. Voglio giusto vedere Baby quanto carica, senza buffer. Credo che starà sui 7 milioni. 7 milioni, infatti. Va bene, ragazzi, questo era Baby. Se mi lancia Nad di special, sai, vorrei capire anche quanto è il distacco di una special in altro. Niente, Baby c'ha proprio la mamma bastarda. Solo Nad di pugno mi ha fatto. Ecco, vediamo quanto tanca da Broly senza item, senza buffer, solo con una special tirata. Se lo tanca, colore di vantaggio. Ragazzi, come avete visto, più o meno a livello difensivo se la cava abbastanza bene. Post special, naturalmente, con colore di vantaggio. Colore neutro, probabilmente erano 300.000, 400.000 almeno. Però io comunque non lo butto via. Però il problema è sempre che è full hub. Ecco, siamo vivi per miracolo. Vabbè, non mi interessa, potevo pure morire. E ripeto, ragazzi, questo è full hub. Ad Ability Free non lo giocherete mai nella vita, sto coso. Vabbè, però è un baby, purtroppo, povero baby. È uscito abbastanza male. Vabbè, ragazzi, io vi posso anche salutare qui, in realtà, tanto qua non ci interessa più nulla. Questo era Baby, vi ricordo, ragazzi, i prossimi giorni uscirà l'anniversario del Global di Dokkan. Quindi, se ancora non avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, così appena vi arriveranno per i video pull, showcase, eventi e così via. Anche se trovate già tutto sul canale, praticamente, già avendo rifatti, potete anche andare a vedere lì se avete bisogno di una mano e altro. Ragazzi, io vi saluto con Broly che ci sciotta e noi ci vediamo a un prossimo video.